La Chiesa, fin dopo i fatti di Gerusalemme che abbiamo appena ascoltato, intuisce subito che la gloriosa passione di Cristo è il segno della sua coerenza. Aveva predicato il Vangelo. La passione è il segno che conferma quanto Gesù Signore ci ha lasciato. È il suo testamento drammatico e bellissimo. Nella Chiesa di Creta, all'inizio dell'VIII secolo, il Vescovo Andrea dice che questa liturgia è la liturgia del bivio, in cui ciascuno deve scegliere la strada che vuole seguire. Basta prendere i rami d'ulivo come i pueri ebreorum e andare in giro per tutte le case stasera a trovare un piccolo frammento di quell'ulivo benedetto, appiccarlo sopra il letto. Basta questo? Oppure, dice il padre Andrea di Creta, occorre che stendi, non bastano neanche gli abiti, neanche le cose preziose che c'hai. Dio si aspetta che tu lo accolga, che stendi te stesso, che abbassi la tua superbia, che deponi i tuoi pregiudizi, che ti levi dal cuore quella radice malevola per cui ti fa giudicare gli altri. S'avviano i giorni degli azimi, dice Paolo, occorre viverli in sincerità e verità. Cos'è la verità? Se lo chiedono i bambini stasera, chi è Gesù? Chi è per te Gesù? Incontrare Gesù è il figlio di Dio o no? Padre Matteo, raccogliendo una testimonianza ricca di riflessione della Chiesa, ci ha passato un bel messaggio. Nella Passione secondo Luca esiste un collegamento tra le tre tentazioni del diavolo. Quando Gesù, battezzato, va spinto dallo Spirito, va nel deserto che è la tua vita, la mia vita, le difficoltà dove sei. I ragazzi si illudano che tutto il mondo sia danzante, ricco, carino e nulla facente, ma la realtà è un'altra, la sappiamo bene. Il Satana a Gesù pone tre sfide. Se sei il figlio di Dio, dia a queste pietre che diventino pane. Se sei il figlio di Dio, ti darò tutto il potere del mondo. Adorami. Se sei il figlio di Dio, l'aveva portato sul pinnacolo, sulla punta più alta del Tempio di Gerusalemme, perché per Luca Gerusalemme significa la città santa, il compimento del Vangelo. Buttati giù se sei figlio di Dio. Ma Gesù non cede, non vuole fenomeni da baraccone. Qual è il segno?
Il diavolo, dice Luca nel quarto capitolo, si allontanò da lui fino al momento fissato. Qual è il momento fissato? È la passione. Alla passione passano in fila i personaggi che ripetono la stessa tentazione. Gesù con la sua pazienza silenziosa non raccoglie. Il popolo, che fa il popolo? Ma non quello di Gerusalemme, è troppo facile dire quello di Gerusalemme. Anche oggi il popolo di Dio a volte ti chiedi dove sta? Guarda. È già molto se si lascia interrogare, poi magari dopo ci arriva a battersi il petto. I capi dei giudei invece, non perché erano capi, ma perché avevano ricevuto di più la cultura, sapevano, lo deridono. Se sei figlio di Dio, diccelo che ti crediamo. I soldati romani, cioè i pagani, fanno lo stesso, deridono. Poi ci sono due ladroni. Gesù è stato dichiarato giusto da tutti, perfino da Pilato. Che gli devo fare a questo giusto? Ma che? Gesù è l'unico giusto che soffre per rimanere giusto? Uomo che mi ascolti, donna, prova. Quanto è complicato rimanere giusti. Perfino il ladrone che sta inchiodato in croce, perfino il ladrone lo insulta. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e libera anche noi. Ma ce n'è un altro, la tradizione del V secolo lo chiama Disma, che gli dice a Gesta, che bestemmiava Gesù, gli dice: ma non hai timore? Non ti rendi conto che noi siamo qui perché ne abbiamo combinate di tutti i colori e giustamente ci puniscono, ma questo è giusto. E dice una parola che ridà lingua a Gesù. Dice la parola dell'alleanza: ricordati di me quando sarai in paradiso. Israele nella sua storia millenaria tante volte ha sbagliato, ma ogni volta che si pente va davanti a Dio e gli dice: ricordati che sono il tuo popolo. E glielo diciamo anche stasera noi: ricordati che siamo i tuoi, non ci abbandonare. E Gesù dice una parola bellissima, ragazzi, portatevela nel cuore. Dice: oggi stesso sarai con me in paradiso. Dio risponde all'invocazione del suo popolo. C'è misericordia per tutti. Per tutti proprio c'è misericordia. Bisogna pentirsi però, bisogna rendersi conto di tutto il bene che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, di tutte le volte che ce ne siamo lavati le mani, come Pilato.
Andrea di Creta, che ho ricordato poc'anzi, dice al suo popolo: ma te lo vuoi trovare il personaggio che ti si addice di più nella lunga passione? Chi sei te? Altro che andare a chiedere a Dio se è Dio. Chiediti te chi sei. Nella croce, dice in una splendida omelia Andrea di Creta, ci sono tre traverse. Una l'abbiamo sentita raccontare nella Passione secondo Luca. È l'Inri che sta scritto in cima in tre lingue: Gesù Nazareno, re dei Giudei. E c'era scritto il vero. Ma il giudizio appartiene agli uomini. Noi siamo solo capaci di giudicare e la colpa è sempre dell'altro. Mai che ce ne assumiamo la responsabilità. Poi c'è una seconda traversa sulla croce, una traversa più grande, la più grande di tutte, dove dice il vescovo Andrea, a braccia aperte sta Gesù. E per non stancarsi ci se l'è fatto perfino inchiodare le braccia per rimanere con la sua misericordia ad accogliere tutti, anche me, peccatore. C'è spazio per tutti tra quelle braccia, tra le sue sante mani. Sentitelo l'abbraccio di Dio e sarà Pasqua. Poi, dove Gesù ha messo i piedi inchiodati, c'è un'altra piccola traversa. E il padre della Chiesa greca dice che quella è la bilancia del mondo, su cui viene pesato il mondo con la sua ingiustizia. E ogni volta che le colpe di una generazione pesano e andresti a condanna, i piedi insanguinati di Gesù spingono perché ritorni in paro e ci sia misericordia, misericordia per tutti, misericordia, misericordia. Questa